Ciao e ben arrivato nel secondo appuntamento di questa terza stagione che mi vede impegnato nel canale YouTube. Oggi ho deciso di parlare di un leak. Mi è venuto dopo aver studiato per tanto tempo un libro bellissimo di Josh Nicke che è il Feel Book. Questo esercizio è basato su una struttura di 6 sedicesimi dove abbiamo fondamentalmente cassa, charleston e rullante, cassa, tom e rullante. Ora andiamo a vedere la stessa identica frase, solo che quando utilizziamo il charleston e il rullante utilizziamo il doppio colpo. A questo punto andiamo a cambiare il secondo colpo di cassa, cioè quello che precede il tom e rullante, in 2 colpi anziché uno. Il consiglio che posso darti è inizia a studiare quei 2 colpi di cassa facendo sestina, quindi. Il leaks prevede la seconda parte, quindi il secondo quarto, che fa questa frase. Anche in questo caso io ti consiglio di studiarlo, diciamo, a ciclo, in questa maniera qua. Adesso vediamo il feel fino a questo punto. Terzo e quarto quarte. In questo caso abbiamo un groove. Charleston, piano, ghost note di rullante, 2 colpi di cassa assieme al charleston, rullante e un secondo e terzo colpo del charleston che fa questo effetto, quindi. Come potete notare, per quanto riguarda il charleston in apertura, fondamentalmente vado un po' a comprimerlo. Alla James Brown, il batterista James Brown molto spesso faceva l'apertura. Quindi lasciando suonare il piatto, ma tendendo a chiudere il suono. Bene, a questo punto vediamo il leaks completo a 80 bpm. A questo punto non ci resta che ascoltare una piccola base, insomma, con questi tipi di leaks.
ringraziarti, augurarti una buonissima giornata, dirti che se ti è piaciuto il video metti un bel like, seguimi in Facebook, Instagram, che lo sto spingendo moltissimo. Se vuoi fare lezione con me, sappi che io ho la mia drum school Bassano, qui a Bassano dove vivo, ma se sei lontano ovviamente da qualche parte in giro per l'Italia, come è già capitato insomma qualche lezione, faccio lezioni Skype, faccio lezioni Zoom, ho le telecamere, i microfoni, questioni didattiche, insomma tutti i libri che ho studiato posso tranquillamente, come dire, passarli a chi è volenteroso insomma per poter studiare qualcosa. Vieni a trovarmi appunto nelle mie pagine e ci vediamo presto, stammi bene, Enrico è tutto, ciao!